sta in campo a protesto per logicamente lasciare i nostri monti, amati monti, ma che amati fra un poco gli è poco, insomma, niente, perché noi è più amati fra un attimo, gli è... giuro che c'è una ruspa e spiano fortuti fra un po' i monti. L'intervento di riparazione è stato fatto. Per serietà professionale, Paolo decide che il nuovo seggiolino vada subito testato. Pronti? Oscar, davvero Montanaro, non è della stessa opinione. Ma mia l'acqua non è che avviene un bel rapporto. Quando che le alta cosita, za... con lei così, za... le. Massimo, vado fin qua. No, perché se sono nato in montagna non vedo perché gli ha fatto l'acqua a montagna. Se no, nascevo al mare. Mezzo corso! Dai, la bombola d'ossigeno! Oh, ma che è l'esempio unico da quella! Sulla riva, Oscar forse già pensa alla settimana di lavoro che lo aspetta da lunedì. Sarà una delle più dure. E probabilmente uno dei suoi pensieri va anche a Bruno, l'amico e collega che dopo aver finito le energie fisiche e soprattutto mentali... Sono sempre più stufo. Pochi giorni fa ha lasciato il cantiere del Brentei. Tanti saluti. Ciao ciao Brentei. Il seggiolino è stato collaudato. Non resta che brindare alla gara di domani. La parola weekend, tuttavia, è solo un inutile termine inglese per uno come Germano, che non riesce mai a stare fermo. Insieme a lui c'è l'ultimo arrivato, Antonio, che dovrà imparare in fretta i segreti del mestiere per sostituire Bruno nell'ultima settimana di lavoro al Brentei. Germano ha deciso quindi di prepararlo con uno dei suoi leggendari corsi accelerati alla falegnameria d'alta quota. Bisogna avere attenzione, precisione e soprattutto non addormentarsi. Ecco. Viene fuori, metti il legno, pinci dentro, ritorna dentro da solo, torni su, adesso dopo lo facciamo, torni su e fai la fresata. Germano è sempre stato, diciamo, bravo a insegnare. Dobbiamo pensare che Germano è qua da 60 anni, diciamo, che lavora. Con l'età abbiamo una curva che l'età va su e la pazienza va giù, diciamo, perciò il problema è quello che Germano con la sua esperienza, quello che non ha più pazienza, che dice boccia, tocca quella cacchia del spazzatore e spazza su e basta, assolutamente. Adesso devi guardarmi come faccio io e tu pian piano impari. Ha ancora voglia di insegnare e però gli altri devono aver voglia di imparare, perciò è quello il problema. Guarda, vieni qua, ciappa qua, se porti dentro, che lo puoi pialare. Tienimi lì, tienimi, no, sotto. Ciappa questo, se porti dentro. Metti qua, guarda. Non guardare il telefono, perché oggi come oggi... il telefono bisogna dimenticarlo. Antonio è appena stato fulminato dal supremo. Se sei tutti imbranati, con tutti i telefoni, o cosa che sei, per carità, una cosa utile, ma... te capì? Bisogna saperlo adoperare come tutte le cose, se no è una schiavitù. Vieni veramente. Tanto polvere sei e polvere diventerai.